La cremazione è il momento culminante della vita di un balinese. Secondo le credenze locali, bruciarne i corpi significa liberare l'anima dei defunti, che solo così possono tornare a reincarnarsi in una vita superiore. Perché anche quando noi non fanno un muore, deve contentare anche loro. La cremazione è festa collettiva, che coinvolge tutto il parentado e tutto il villaggio. Viene eseguito osservando un rituale sempre uguale da secoli, con una sola variante. Oggi non si bruciano più le vedove col corpo del marito. I sarcofagi sono a forma di toro, leone alato, fantastico animale, in parte elefante, in parte pesce, secondo la casta del defunto. Viene costruita, per l'occasione, una torre in bambù decorata con carta o stoffa dei colori vivaci e destinata a trasportare il corpo del defunto in un luogo adatto alla cerimonia, nelle vicinanze del villaggio, dove verrà bruciato tra preghiere e canti in un sarcofago appositamente costruito. La dimensione di torre e sarcofago, la quantità e la qualità delle offerte che in quell'occasione si fanno ai templi e vengono bruciate con il corpo, la sontuosità dei banchetti che accompagnano le cerimonie, dipendono invece dall'importanza e dalla ricchezza della famiglia del defunto. Dei poveri che sono stati sepolti in attesa della cremazione, si bruciano le ossa che vengono riesumate per l'occasione. La famiglia, che non può permettersi una cerimonia di cremazione riservata solo al proprio congiunto, attenderà l'occasione di aggregarsi ad altri in una cerimonia collettiva.